Ciao ragazzi, oggi vediamo alcune regole di pronuncia che spesso creano problemi tra gli studenti. Vediamo la differenza di suono tra il suono duro e il suono dolce della lettera C e della lettera G. Quando la lettera C e la lettera G sono seguiti dalle vocali I e E, il suono è dolce, è un suono soft. L'importante è che ricordiate due parole molto semplici, ciao e gelato. Quindi, altri esempi, il verbo giocare oppure la parola cena o il colore giallo. In tutti gli altri casi, quando la lettera C e la lettera G sono seguiti dalle vocali A, O e U, il suono è duro. Esempi di parole che contengono questi suoni sono, ad esempio, casa, cosa, gatto, gonna, guanto, eccetera, eccetera. Ricordate inoltre che quando la lettera H si trova tra la C o la G e le vocali I e E, il suono è sempre duro. L'importante è ricordare una parola che sono sicura non dimenticherete, spaghetti. Altri esempi sono chiesa, amiche, perché. Quando una parola contiene più suoni, ragazzi, calma, no panic, dividete la parola. Esempio, ghiaccio. Con calma, ghi-a-cio. Oppure un verbo che ci piace tantissimo, il verbo chiacchierare, che significa parlare tranquillamente del più del meno con gli amici. Chia-chie-ra-re. A posto, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao!